sovrano sul punto, e quindi una volta che noi abbiamo stabilito il criterio con il quale si può esprimere il voto in assemblea, abbiamo stabilito tutto, diciamo. E poi, per poi arrivare appunto a fine gennaio in un'assemblea plenaria, a cui, diciamo, queste assemblee sono sempre aperte a tutti, però quella sarà particolarmente importante, perché una volta definita la rosa dei candidati su proposta personale, andremo a votare il candidato sindaco, quindi la persona che sarà ritenuta dall'assemblea più idonea a rappresentare il Movimento a Teramo, e una volta votato il sindaco potranno essere votati i candidati consiglieri. Ora, una cosa che mi premeva sottolineare è questa: per organizzare al meglio i lavori e dar modo alle persone di preparare la documentazione, noi la scorsa volta abbiamo preparato un foglio nel quale si doveva parlare se si fosse interessati o meno alle candidature, quindi a proporsi come candidato per far parte della lista civica, per, diciamo, uno sguardo d'insieme, perché non sapevamo né quante persone fossero sarebbero intervenute in questa assemblea, né quanti avessero effettiva voglia di partecipare, di mettersi in gioco e di metterci la propria faccia. Abbiamo pensato, anzi, sia personalmente sia confrontandomi con altri attivisti, che chi ha intenzione di candidarsi, lo diciamo ora, poi sarà valido anche per il futuro, di iniziare a raccogliere la documentazione necessaria per proporre la certificazione. Quindi lo ripetiamo un'altra volta, ossia la copia di un documento di identità valido, il certificato penale e certificato dei carichi pendenti, che può essere chiesto presso la cancelleria della procura, e questi documenti possono essere consegnati a me, che metterò tutti questi documenti insieme e inizieremo a raccogliere la documentazione, che poi dovrà essere inviata una volta ovviamente confermato il candidato in assemblea. Questo perché? Questo in modo tale da velocizzare le operazioni dell'assemblea, poiché se noi andiamo a confermare il sindaco e i candidati in assemblea, abbiamo tutta la documentazione per poter partire con la certificazione. Anche perché arrivare agli ultimi giorni prima delle votazioni e non avere ancora la certificazione, facciamo un danno sia al movimento sia a tutta l'immagine che vogliamo dare di noi. Questo per quanto riguarda gli aspetti burocratici, diciamo, di organizzazione. Sì. Il fatto di non essere iscritto a nessun partito, come facciamo a sapere che non è stato mai iscritto? Quello praticamente va per autocertificazione. Cioè, quella è una sua responsabilità. Esatto. Cioè, dopo. Perché infatti Beppe Grillo, sempre chi ha intenzione di proporre la propria candidatura, deve firmare un foglio apposito in cui si dichiarano tutte queste cose tramite autocertificazione. Questo è tutto. Io penso che, sì, adesso do la parola, se ci sono opinioni contrarie a questo calendario dei lavori, diciamolo subito, poi se voi me lo permettete lo possiamo anche confermare. Se ci sono opinioni contrarie, prego. Allora, una piccola precisazione, sulla vendita che mandasti che era scritto 11 gennaio, quindi quello qual era la data? Sì, allora sì, hai ragione. L'11 gennaio l'ho modificato solo per un motivo, perché un gruppo di attivisti sta cercando di organizzare un convegno veramente molto interessante, a cui prenderà parte sia l'avvocato Pesostri, che
che è quello che ha proposto il ricorso contro la legge Porcellum, e quindi ultimamente gli è stata data ragione dalla Consulta, e inoltre sarà presente il professor Enzo Di Salvatore, costituzionalista, professore associato di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università di Teramo, che diciamo il tema del convegno è parlare di democrazia rappresentativa, diretta e partecipata all'interno del processo di integrazione europea, quindi come si esplica all'interno della comunità europea questi principi, e l'importante testimonianza di Pesosti su come è stato proposto il ricorso e sulla sua idea di democrazia. Quindi questo vorrei sapere innanzitutto se c'è qualcuno che è contrario all'organizzazione in questo modo delle camere dei lavori. Questa è una proposta, se va bene a tutti la possiamo ratificare, e insomma poi sarà messa a disposizione sia online sia comunicata attraverso gli indirizzi mail a tutti gli attivisti, in modo da garantire la massima diffusione, diciamo. Qualcuno ha qualche... Sì. La parola... Circa un mese fa, a livello nazionale, con iscritto al capo nazionale, se volevo proporre la lista... Un incontro, no? Penso che come... No, la lista, se volevo... Proporre un incontro per la creazione di una lista. Vabbè, se non mi ricordo, per portare proprio in zona, vabbè, un mese fa. Volevo chiedere se a Teramo, visto che lo scorso ci sono stati due, tre fazioni, se Grillo ha ufficializzato una lista ufficiale, se esiste un'ufficialità, io non ho risposto, non mi interessava la prima cosa. L'avranno ricevuto questa mail tutti gli iscritti a livello nazionale, no? Ti rispondo subito che tu magari non eri presente la prima volta. Allora, praticamente diciamo che non esistono gruppi ufficiali, esiste questa assemblea che è ufficializzata da Grillo, perché praticamente diciamo io sono stato nominato come referente di questi incontri, e da questa serie di incontri nasceva la lista ufficiale. Questa è l'unica procedura che ha indicato lui. Non c'è un'ufficializzazione a livello nazionale, no? Sì, c'è l'ufficializzazione dello staff che ha nominato me come referente a Teramo per gli incontri per la formazione della lista civica. Quindi non c'è una cosa ufficiale, ma la certificazione arriverà solo quando noi faremo la lista, la manderemo per la certificazione, e ovviamente una volta che la lista sarà mandata magari dal mio indirizzo email o dall'indirizzo email del capolista, insomma, io sono stato nominato come referente, sarà automaticamente certificata, perché vuol dire che si è svolto un iter democratico di formazione della lista. Tutto qui. Ok? Quindi... Tu mi assicuri che... io ci ho veduto. No, tu... Sono stato un po' fuori dalla cosa, per il mio lavoro. Tu mi assicuri che questa è l'unica, oppure ci sono delle... No, assicuro... assemblee parallele, come ci sono state in passato? Guarda, ti assicuro che è l'unica... Anche perché tu come attivista dovresti aver ricevuto la mail in cui si annuncia la scorsa assemblea e si indica il mio indirizzo email, cioè il mio nome e cognome, come indirizzo referente. Ok? Quindi per fugare ogni dubbio. Quindi se a tutti va bene, diciamo che questa è il calendario dei lavori che lo possiamo ufficializzare. Adesso vi ho parlato della parte burocratica, è quella più noiosa. Adesso a noi quello che ci interessa sono i contenuti per iniziare a stilare un programma. Per esempio, sicuramente avete seguito che Beppe Grillo alle ultime elezioni politiche si è presentato con un programma di 20 punti per uscire dal buio. Per esempio, per la città di Teramo io penso che magari questi punti possano essere tanti, magari 10, però io penso che il nostro obiettivo possa essere quello, cioè stilare un programma semplice, concreto e attuabile, magari non so, 10 punti, però alla fine di questo iter di assemblee, di gruppi di lavoro, avere un testo, un volantino con questi 10 punti per poter andare dalle persone e dire questo è il nostro programma. Ok? Diciamo che noi abbiamo anche una base di partenza, che è quella che è gettata dalla Carta di Firenze,
che sicuramente avete avuto modo di leggere, che sono dei punti chiave, dei punti base che Beppe Grillo suggerisce per i comuni a 5 stelle. Noi la possiamo, li possiamo integrare, li possiamo sviluppare, li possiamo emendare. Quindi poi, se non li avete letti, avete modo di farlo. Io adesso invece passerei alla vera motivazione perché noi siamo qui stasera, ossia parlare di contenuti. Sicuramente in questi mesi, durante lo scorso anno, sono già stati fatti dei lavori e delle proposte. Da vari gruppi, ci sono uno o più gruppi, uno o più attivisti, possono aver portato avanti delle proposte, dei progetti. Ora, per esempio, un gruppo mi ha suggerito già degli interventi di persone che vogliono relazionare su programmi, cioè su proposte già fatte e realizzate sia in passato sia per il futuro. Se ci sono altri attivisti che hanno già sviluppato dei programmi e questa sera vogliono relazionarli, visto che questa sera è la propria sera deputata a parlare di fatti concreti, ce lo dicono, li mettiamo in scaletta e li facciamo parlare. Ok? Se qualcuno è interessato a relazionare all'assemblea, viene qui tranquillamente, diamo la parola e c'è. Guarda, allora, siccome l'assemblea è sovrana, noi magari ci diamo un punto di partenza, poi magari il 24 arriviamo in assemblea e diciamo abbiamo bisogno di un'altra settimana di tempo. L'assemblea è sovrana, il calendario si cambia, si dà comunicazione a tutti gli attivisti e tutti i simpatizzanti e si cambia tranquillamente. Allora, questo è un suggerimento che da... Scusami, ricordi il nome? Zurlo Giuseppe. Zurlo. Ok, Giuseppe. Lo faccio io. Ci pensa Cristiano. Allora, no, non c'è il secondo. Quindi questa è una posizione. Ovviamente poi dobbiamo valutare le posizioni di tutti. Se poi la posizione sarà quella predominante, la prenderemo. Però adesso dare spazio agli altri interventi. Chi c'era? Paolo? Andrea? Andrea. Andrea. Ti posso il microfono. Vai. Se ce la fai. No, dammi il microfono perché sennò poi non si sente niente. Abbiamo un solo microfono stasera purtroppo. Qualcuno proponeva dal circoscrizionale o dalla provincia di Nero di votare il sindaco sul portale, si può fare, consiglieri che scegliamo noi, facciamo tra di noi, ma il sindaco di metterlo sul portale di Benvenuto. Se è possibile, molte persone me l'hanno detto, se ne discuti stasera. Facciamo la richiesta allo staff. Si fa la richiesta allo staff perché è una cosa che fanno, hanno fatto penso a fare, hanno fatto il portale. Se mi chiedete per il sindaco. Ok, perfetto. A noi ci semplifica anche le cose perché così non dobbiamo stabilire i criteri di votazione in assemblea. Mettiamo online e poi quindi diciamo che per il criterio predominante sul blog è quella della certificazione con bollino verde. Quindi chi ha il bollino verde, ossia ha mandato il documento, la scansione del documento, lo staff ha verificato al bollino verde e quindi ha potuto partecipare sia alla selezione per il Presidente della Repubblica ad esempio e sia al portale per la discussione e proporre gli emendamenti delle leggi che sono attualmente sul portale, che non so se tutti lo sanno, è stato attivato il portale, quindi potete interagire con le leggi e con tutto. Chi c'era adesso? La signora.
però ne possiamo parlare anche subito. Diciamo che i gruppi di lavoro, alcuni di attivisti sono stati già formati in passato, sono in cantiere, stanno andando avanti e magari stasera si porta a conoscenza di tutti, perché magari non tutti arrivano in rete a sapere quali sono i gruppi di lavoro e tutto quanto. Resta il fatto che un singolo attivista può benissimo iniziare un gruppo di lavoro, portarlo a conoscenza di più attivisti, anche personalmente, ovviamente senza passare su di me, che insomma sono solo i referenti di questa assemblea e nient'altro. Si fa sapere sul web, ci si scambia l'email, chi è interessato, e attraverso i gruppi di lavoro poi si dovrebbero stirare i punti di programma. Quindi non so, magari lei è interessata o a partecipare a un gruppo di lavoro o a fondarne uno da capo. Per questo io l'avevo messo dopo, perché così vorremmo esporre i progetti che sono già in cantiere, così che se qualcuno è interessato magari si unisce a questi gruppi senza creare doppioni, insomma. Se non ci sono altri interventi, passiamo all'esposizione dei progetti. Se qualcuno ne ha, si prenota qui, io ho già una scaletta. Il primo è Paolo Carnovale, che ha elaborato una proposta sullo stadio. Paolo, vieni qui. Faccio una pausa, mi racconto. Buonasera. Allora.